Nel suo intervento questa sera a Garlanda lei ha sottolineato come le opere pubbliche non possono essere solo infrastrutture. Sì, noi sosteniamo che la manutenzione del territorio sia una importantissima opera pubblica, forse una delle più importanti o la più importante in Liguria. Se calcoliamo tutto quello che costa intervenire successivamente alle alluvioni o ai vari disastri ambientali che purtroppo ci siamo abituati a vedere negli ultimi anni, possiamo capire che fare invece un lavoro di prevenzione, quindi di investire sul territorio, magari favorendo il lavoro delle aziende agricole che ci sono sul territorio, può essere qualcosa di assolutamente positivo e può avere dei ritorni in campo economico, evitando dei costi pazzeschi quando tutto poi cade, scende giù a valle, e creando nello stesso tempo una forma di attività economica anche per le aziende che sono sul territorio. Prioritario, lei ha detto nel suo intervento, aggregare le aziende, prioritario anche cogliere le occasioni che ci dà l'Europa. Sì, dobbiamo cogliere le occasioni che ci dà l'Europa dal punto di vista sia degli investimenti, dobbiamo essere più aggressivi però sui mercati europei e dobbiamo riuscire a determinare una situazione che faccia sì che i giovani diventino sempre più interessati al nostro settore, quindi sempre più appeal per l'agricoltura nel suo insieme. Che cos'è che l'ha convinta di questo confronto anche con le istituzioni e che cos'è che non l'ha convinta? Ma mi ha convinto diciamo la partecipazione e i ragionamenti, le proposte dirette, immediate, diciamo così, con una partecipazione che è stata vera. Non mi convince, o perlomeno non voglio essere convinto del fatto che poi determinati aspetti si realizzino sul serio, perché troppo spesso le parole o gli annunci diventano la politica, diventano quello che si pensa di fare, invece bisogna prima fare e poi dopo annunciare. Quindi la parte che non mi ha convinto è quella che aspetto per il futuro, aspetto dei fatti assolutamente concreti. Una festa dell'agricoltura appena cominciata, una grande occasione per mangiare bene, bere bene, ma anche per conoscere i produttori e le aziende iscritte a CIA Liguria. Assolutamente sì, tutte le aziende che collaborano e che hanno fornito prodotti oltre che lavoro alla costruzione di questa festa sono in un elenco che è disponibile all'interno della festa su manifesti che tutti possono vedere, dall'aglio all'olio, al vino, a qualunque tipo di produzione. Abbiamo voluto certificare dov'è che prendiamo i nostri prodotti e questa è una garanzia per i nostri consumatori, ma è anche credo un moto di orgoglio per i nostri soci che partecipano alla festa.